lavoro di Sara Colonna, il seme e la cura dell'anima, un'esperienza in socioterapia. Buongiorno a tutti. Parlerò di un progetto che si sta svolgendo alla Monda, una comunità alloggio per persone disabili e una cooperativa agricola biodinamica Ondos, in provincia di Varese. Ortaggi, frutteti e produzioni di sementi sono le principali attività dell'azienda biodinamica, alle quali anche i nostri ragazzi, ospiti della comunità, prendono parte. Il progetto della Monda si sta occupando di diverse iniziative e tra queste mi preme parlarvi di quella che abbiamo iniziato circa 3 anni fa, cioè della collaborazione lavorativa con l'azienda svizzera Sativa, un'azienda sementiera impegnata nella selezione di sementi biodinamiche e di Prosper Cerara. Da sottolineare che le aziende partecipate alle quali la Sativa si appoggia in Svizzera e in Germania sono anche strutture di socioterapia antroposofica, come la Monda. Apparentemente potrà sembrare un dato irrilevante, ma come si può facilmente intuire, scegliere di occuparsi di semente libera e biodinamica ha per noi una rilevanza importante, perché si tratta di una scelta che investe sull'uomo e sulla sua partecipazione diretta e contribuisce a renderlo autonomo. Al contrario, multinazionali come Monsanto, Bayer, Syngenta, per esempio, che escludono la partecipazione dell'uomo, rendono tutta la sua produzione dipendente in maniera esclusiva e totale da prodotti e trattamenti che possono essere acquistati soltanto dalle stesse multinazionali. Questa scelta molto impegnativa fa sì che anche alla Monda, nel nostro piccolo, abbiamo la fortuna di portare alcune varietà di ortaggi e di fiori fino al completamento del loro ciclo vitale, cioè fino al seme. È un fattore importantissimo, quasi un privilegio per un'azienda biodinamica potersi dedicare anche a questa produzione, chiudendo in azienda un ciclo vitale proprio di un organismo. Da quest'anno abbiamo partecipato anche noi all'iniziativa Seminare il Futuro, lanciata nel 2007 per l'Italia da Ecor Natura Sì e patrocinata anche dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica. Tutti insieme, circa 200 persone, abbiamo contemporaneamente seminato un campo con grano di varietà antiche. Un'esperienza entusiasmante sia per la partecipazione esterna, che è stata veramente notevole e organizzativamente impegnativa, sia per la grande responsabilità nel trasmettere i giusti contenuti e motivazioni in controtendenza rispetto alle scelte commerciali odierne. Non ultimo, siamo venuti a conoscenza in questi ultimi anni del grande impegno di Herbert Ratter, famoso biodinamico altotesino, per quel che riguarda gli alberi di melo prodotti da seme. Nei giorni attorno a Natale, le forze cosmiche sono molto vicine alla Terra e Herbert ci ha raccontato che lui semina gruppi di 5 semi di melo ogni vigilia di Natale. Anche la nostra comunità ogni anno alla vigilia di Natale è impegnata in questa azione. Ognuno di noi conserva dei semi di mela e rende riconoscibile la sua semina con il proprio nome. A primavera si capirà se il seme ha scelto di germogliare in quel posto. Come dice Herbert,
Il seme non deve avere troppi comfort, perché se il posto è giusto, attecchisce senza troppe cure. Non è sempre così, ma... Sappiamo e siamo coscienti che le mele arriveranno comunque dopo molto tempo, a volte anche dopo 8 anni. Grande business. Le considerazioni che ora vi porto sono ciò che ho raccolto vedendo come il seme agisce sul singolo e sulla nostra comunità. Per i nostri ragazzi accorgersi del mondo circostante è già una grande impresa e conquista, poiché la maggior parte di loro, ma questo riguarda tutti noi, magari anche solo in certe occasioni della vita, vedono il mondo come se avessero davanti uno specchio, mantenendo quindi sempre sullo sfondo l'immagine di se stessi e del proprio disturbo. Coltivando piante da seme, ci rendiamo conto, prima di tutto, che si sviluppa in noi una graduale conoscenza della pianta e una conseguente particolare attenzione verso di essa. Infatti, per tutto il periodo vegetativo, andiamo a osservare costantemente cosa sta avvenendo alla pianta a partire dal seme. Queste piante presenti nell'orto diventano veri e propri compagni di vita, soprattutto quando si è costretti dalla natura ad aspettare 2 anni per vedere la formazione del nuovo seme. Ecco, questa è la posizione di cavolo rosso, Federkraut, che è particolare tedesco di cavolo tipo il nostro nero, e appunto qua è a seme, qua è a fiore, qua invece è andata a seme dopo appunto 2 anni. Oltre a seguire passo dopo passo la vita della pianta, ci si ritrova in effetti ben presto a fare i conti con la nostra capacità animica. L'attività del ricordo implica un forte richiamo dell'io. Collegare il proprio io in un processo di vita esterno alla propria corporeità è forse l'esperienza più significativa e terapeutica che possiamo offrire a persone il cui io è occupato a seguire in forma patologica i propri processi organici e mentali. Rudolf Steiner, nel suo testo Iniziazione, descrive questo esercizio del tener vivo nell'anima il ricordo della pianta attraverso i suoi passaggi di crescita ed evoluzione fino al seme e viceversa. Quindi la natura non solo ci dà la possibilità di osservare la vita e i suoi misteri, no, accendi la luce se no non vedo nulla. Quindi la natura non solo ci dà la possibilità di osservare la vita e i suoi misteri, con le sue forme e i suoi colori, ma ci permette di vivere i cambiamenti che avvengono nella pianta di cui ci prendiamo cura e le trasformazioni che si manifestano in noi stessi in relazione all'evoluzione della pianta. Quando si ammira la precisione di una forma che si mostra alla vista attraverso un equilibrio geometrico, pensiamo alle forme di un cavolfiore, quando si osserva una forma si mettono in gioco tutti i sensi inferiori, soprattutto quelli del movimento e dell'equilibrio. Infatti gli occhi non possono vedere la forma della pianta, ma solo i suoi particolari. Ed è il senso del movimento, amici, perché è sempre solo un'azione che ci può dare la consapevolezza della forma della pianta. E quando accade questo, tutto l'essere è appagato, si ritrova la pace e la perfezione. Quando poi, all'improvviso, i tempi della pianta sono maturi per attirare a sé le forze cosmiche di calore, l'armonia delle forme lascia il posto alla formazione, alla maturazione del seme.
Nella maggior parte dei casi la forma della pianta in questo momento viene completamente stravolta e il seme sviluppa forze opposte alla pianta. Si può osservare per esempio nel tarassaco nella cipolla. E l'esempio del tarassaco è come la pianta è così attaccata al terreno, la radice quasi è un tutt'uno con la terra, mentre poi il seme, come è impossibile anche toccarlo, no? Sparisce immediatamente. E l'altro esempio che volevo portarvi è della cipolla. Questo è un fiore di pomo in realtà, che fa parte della stessa famiglia. E vediamo che dopo 2 anni il fiore comincia ad aprirsi dalla sua capsula, in avanti. Immagine. Ecco, qui c'è la cipolla che è andata, no, non manca la testa. Praticamente la cipolla e in alto c'è il fiore che è troppo alto. Posso anche un attimo pensare, eh? Se tu vuoi vedere. Ecco questo, dunque abbiamo la cipolla, tutte queste forze che dal centro vanno alla periferia, dove si sviluppa la cipolla, poi questo fusto lungo, alla fine il fiore da tutta la sfera del fiore è mantenuta dalla periferia, è la periferia che forma, che detiene il centro ed è esattamente una forza contraria a quella della cipolla. Sì. Queste sempre sono le forme del seme della cipolla. Il seme formatosi all'estremità della pianta fa percepire queste forze esterne che dal cosmo si avvicinano alla pianta facendo maturare i semi. Lo possiamo notare dallo stesso colore dei semi che ora diventa quasi sempre scuro o nero. Questo accade perché il seme è come se passasse attraverso la fase della combustione. L'involucro del seme è formato da silice bianca che ha anche la funzione di proteggere e preservare il seme da attacchi esterni. Questa parte silicea non è sempre piacevole al tatto, a volte è tagliente perché spesso i semi sono intervallati da furi che possono essere anche urticanti. Questo è l'ingrandimento del seme di carota. Sappiamo che sono numerosi gli insetti che succhiano il nettare dal fiore, ma sappiamo anche che appena il fiore si ripiega su se stesso e forma il seme, arrivano altre specie di insetti, non per il nettare, ma per trovare protezione nella capsula che si sta per aprire. La forma della capsula e del seme ci fa intuire come e dove potrà congiungersi con la terra nel migliore dei modi. Ci sono stati semi dotati di ali e affidati al vento per poter arrivare lontano, come appunto nel tarassaco, o per essere sparati distanti, come nel caso della glicine, ma anche durissimi, come quelli della peonia, una durezza che è una difesa necessaria, in quanto ai suoi semi occorrono anche 2 anni per germogliare. Raccogliere manualmente i semi è spesso un'esperienza al limite delle forze fisiche e mentali, proprio perché il seme deve poter trascorrere un tempo di riposo, è spesso poco visibile e protetto da capsule. Non è sempre riconoscibile velocemente, è come se per trovarlo bisogna conoscere già forma e involucro. Anche questa ricerca richiede, oltre all'osservazione accurata, anche una certa immaginazione. Quando ammiro una pianta che è arrivata alla fase del seme,
Non sempre mi ritrovo davanti a una vista piacevole, anzi, questa è un fiore di carota, appena sbocciato, questo è già maturo, questo è il nostro cavolo di carote, un fiore, e poi iniziano i fiori a seccarsi, si vede il cambiamento del colore e anche le forme cominciano a rompersi e questo è l'inizio del fiore secco. Dunque non è sempre un'esperienza piacevole. Cosa contraria avviene con il fiore che ci porta incontro stupore, profumo, bellezza e meraviglia. Ecco, questo è il fiore secco della carota. Questo stupore del fiore, tutte esperienze dell'anima, come può accaderci in primavera, osservando il gesto del crocus o del canele. Piante, anche il prossimo, ecco, questo è il calice di Fresia. Piante che ci permettono di sperimentare il loro stesso desiderio di andare incontro alla luce e al calore. Il seme non necessariamente colpisce la nostra anima, semmai ci può capitare di ammirarne la forma e la consistenza, peculiarità che non sono dell'anima, ma del fisico, direi del minerale. L'esperienza con la morte è molto forte, improvvisamente la natura diventa inospitale, nemica. Tutti i pensieri sul seme portano appunto al dualismo, morte, nuova nascita, tra silice e carbonio, libero, ibrido. Il seme rappresenta infatti un momento di stallo, una pausa nel ciclo della vita e la morte e la vita, che può riattivarsi dopo pochi mesi o durare anche centinaia di anni se ben conservato. In molte piante ho il seme maturo e al contempo la nuova gemma per dopo l'inverno. Il seme dunque è la fine o un altro inizio? Gli inglesi chiamano questo silenzio del seme still life. Il seme è un bene materiale o ideale? Solo alla fine dell'Ottocento i francesi hanno iniziato a raccogliere e a commercializzare le sementi. Prima l'agricoltore si limitava a scambiare i semi per fortificare le proprie varietà. Il seme ha poi anche un carattere più simbolico. Fin dai tempi remoti la storia è piena di esempi. Si sono trovati semi murati al tempo degli Egizi nelle pareti di un tempio, nella valle del Nilo. È risaputo che in molti popoli, per tradizione, quando una donna si sposava, anche i semi appartenevano alla dote del corredo iniziale. Oggi si formano degli oratori per semi alle isole Svalbard. La caratteristica peculiare del seme è la riproducibilità della varietà identica e proprio di questa peculiarità si è impossessata la genetica, creando ibridi di cui i semi non riproducono più la varietà iniziale. È come se il cuore del seme non appartenesse più a lui, ma a un monopolio. La riproducibilità non è subito visibile. Dobbiamo attendere la nuova stagione. Il seme riporta la memoria di quello che la pianta ha vissuto. Con i nostri pensieri, noi siamo troppo legati alla produttività del seme, ma è proprio il seme, come dice Steiner nel libro Iniziazione, a darci la possibilità di coltivare pensieri e sentimenti diversi da quelli abituali. Per esempio, la meditazione su un insignificante seme, perché è pratica di pedagogia curativa, porta incontro alla meditazione della dedizione alle piccole cose. Sviluppare amore e interesse per le forme, anche più piccole, che però racchiudono la verità e si collegano al grande, al cosmo. Il carattere molteplice del seme sviluppa o un vero e proprio potere, un neocolonialismo delle multinazionali, oppure la possibilità di percepire
come le forze invisibili diventano visibili con la caotizzazione del seme. La caotizzazione è il terzo elemento che si frappone al dualismo. Solo quando il seme, che si trova nello stato di still life, viene congiunto tra la terra e il cosmo, può germinare. Appena vi è la formazione della radice, il seme sviluppa due o tre foglie cotiledine che presto si sacrificano, dissettano, muoiono quando la pianta è in grado di ossigenarsi da sola. Fin dall'inizio c'è un alternarsi di vita e morte, e dove tutto è inevitabile, come sempre, dove c'è creazione. Pensiamo al sacrificio della placenta, da elemento fondamentale per la formazione dell'embrione, a corpo estraneo dopo la nascita. Poter coltivare pensieri sulla morte, osservando la vita del seme, è un modo vivo di entrare nel flusso vitale dell'esistenza. A mio parere, è l'unico modo significativo per raccontare la morte ai nostri ragazzi, facendoli concretamente seguire la vita dopo la morte nella pianta e nell'uomo. Per il seme l'esperienza dell'inverno è fondamentale. In comunità l'inverno, con tutte le sue feste che possono essere motivo di malessere per il troppo coinvolgimento emotivo, in realtà l'animo, l'inverno, è predisposta a ricevere nutrimento e cure. L'inverno della terra non è solo quello che viviamo, cioè il riposo della terra, bensì, come i versetti del calendario dell'anno, inizio novembre dicono, l'inverno desterà in me l'estate dell'anno.